Sull'isola d'Ischia non si placano le polemiche per l'approvazione di un regolamento per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale di Forio, in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, con il codice deontologico dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e con deliberati del genere di tanti altri comuni italiani e con cui si limitano il diritto costituzionale di stampa e quello di cronaca. Infatti, mentre l'articolo 21 della Carta Costituzionale afferma che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure, nel regolamento comunale, anziché una semplice comunicazione, si chiede ai giornalisti iscritti all'ordine di presentare apposita autorizzazione a poter effettuare le riprese video e si dettano persino le condizioni per la diffusione delle immagini. La delibera approvata dalla maggioranza consiliare di Francesco Del Deo, oltre a penalizzare l'intera categoria dei giornalisti, rappresenta l'ennesimo tentativo di condizionare il lavoro di informazione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare del PCML, costituito dal consigliere Domenico Savio, visto che in genere sono le telecamere del suo gruppo politico che seguono i lavori del civico consesso. In queste ore, a prendere nettamente le distanze dalla delibera approvata dall'amministrazione Del Deo è stato il giornalista Gaetano Di Meglio, direttore del quotidiano Il Dispari, il quale, davanti alle nostre telecamere, ha definito fascista e censore il regolamento voluto da Regine Del Deo. Il problema del regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Forio è un regolamento fascista, è un regolamento censore e trasforma il Comune di Forio d'Ischia in una periferia della Corea del Nord. Leggere quel regolamento è davvero ridicolo, dove c'è scritto che il Presidente del Consiglio Comunale può decidere di sua sponte di sospendere le registrazioni, di attivare le registrazioni, come se tutto quello, come se l'informazione dovesse piacere soltanto al sindaco, al presidente del consiglio comunale. Il regolamento nasce perché a Francesco Del Deo e Michele Regine dava fastidio che Gennaro Savio riprendesse le loro uscite poco felici e montasse alcuni pezzi e li distribuisse su internet, sui social network, al limitativo dell'azione del gruppo politico del PCML. Ovviamente bisogna fare una distinzione. Le opposizioni in consiglio comunale hanno i loro diritti, ma noi siamo giornalisti e i giornalisti non possono stare ai giochetti che devo fare questa parte politica contro quell'altra parte politica oppure e viceversa. Non abbiamo mai chiesto, noi siamo felici che il Comune di Forio abbia regolamentato quelle che sono le riprese del Consiglio Comunale, ma per come è stato fatto abbiamo paura che Del Deo e Regine pensano di applicare la censura e i loro metodi, quelli della paura, del terrore, anche a chi invece non è lettore, non ha interessi sui quali loro possono fare pressioni. Contro il regolamento censore, il giornalista Gaetano Di Meglio, dalle colonne del Dispari, ha lanciato la campagna 1000 telecamere in consiglio comunale contro Del Deo e Regine. Contro questo regolamento, che la maggioranza di Forio purtroppo ha approvato, noi lanceremo al prossimo Consiglio Comunale 1000 telecamere contro Del Deo e Regine, andremo in Consiglio Comunale non come giornalisti ma come cittadini, perché purtroppo le leggi ci hanno impedito di farlo, e con i nostri telefonini renderemo inutile il regolamento che hanno approvato. Infine Gaetano Di Meglio ha voluto solidarizzare con Domenico Savio, il vero obiettivo della delibera bavaglio. Solidarietà a Domenico Savio in Consiglio Comunale, al suo partito con Gennaro, ma soprattutto la nostra solidarietà va al collega Domenico Savio, che per tanti anni ha dimostrato cosa fosse stato il giornalismo politico sulla nostra isola.